Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di tre notizie ufficiali in casa Vibonese. Quindi partiamo subito perché oggi parliamo di due colpi e di una cessione ufficializzata da parte della società del presidente Caffo. Partiamo subito dai colpi perché arrivano alla corte di Mister D'Agostino ben due calciatori, come vi dicevo in apertura di video. Firma infatti con la Vibonese Zappa. E stiamo parlando di un esterno classe 1997 che va a rafforzare così la corsia degli esterni, prettamente offensivo, giocatore che ha qualità più offensive che offensive, quindi, più offensive che difensive, quindi in un 3-4-3, in un 3-5-2 me lo immagino o a fianco della prima punta, un po' così, oppure sulla battuta dei trequartisti, però un trequartista mobile, non ovviamente statico, magari che si sposta più sull'esterno. Un giocatore che arriva direttamente dal Mantova a titolo definitivo, così come anche Zibert, che però si è svincolato prima dal Mantova, prima di accasarsi di firmare con la Vibonese. Rinforzo assolutamente interessante, scommessa da parte di Condò, perché lui il girone C non l'ha mai giocato, ha giocato a Pontedera, ha giocato a Pordenone, a Pistoia, ma in Regione C non ha mai giocato, quindi è la prima esperienza per lui in questo senso. È un esterno ancora relativamente giovane, nel pieno della carriera, che può comunque dare tanto alla causa. Evidentemente, comunque, se l'abbiamo preso, è stato anche preso in accordo con l'allenatore, quindi va bene così. L'importante è che sappia subito integrarsi in gruppo e riuscire ed entrare nelle dinamiche della squadra. Tra l'altro ha avuto un'esperienza anche, soprattutto nella squadra, mi riferisco alle dinamiche del mister D'Agostino. Tra l'altro ha avuto un'esperienza anche un po' particolare allo Slema Wanderers, squadra del campionato maltese, qualche stagione fa, dove ha giocato per una stagione, ha militato per diverso tempo, senza grandi fortune, però ha giocato anche nel campionato maltese, oltre che in Serie C. Detto questo, ripeto, profilo interessante che va a rafforzare la corsia degli esterni e dare un'alternativa in più lì davanti, un giocatore comunque non tanto, ecco, ripeto, in un 3-4-2-1, un trequartista magari mobile, magari uno alla spina, ecco, diciamo così, però vedremo un po' se riuscirà a dare poi una mano alla squadra. Ripeto, ha più caratteristiche offensive che difensive, però vedremo se verrà magari anche schierato come esterno di centrocampo. Questo poi c'è anche da vedere come vorrà poi utilizzarlo il buon D'Agostino. Sempre nel reparto esterni, però arriva anche Panati, alla classe 2001, che arriva in prestito dalla Lucchese, operazione importante nell'ambito poi anche di Tumbarello, di cui adesso parliamo, perché Tumbarello è andato a Lucca in questa sorta di scambio. Ma diverso perché Tumbarello ha dato a titolo definitivo alla Lucchese, mentre Panati arriva in prestito dalla Lucchese. Prestito tra le altre cose secco, quindi non dovrebbe essere riscattato in linea puramente teorica. Poi magari in estate verrà riscattato o no, cioè verrà riscattato, questo non si sa, però a livello attuale non verrà riscattato. Stiamo parlando di un giocatore che può giocare come trequartista volendo, quindi anche lui ha caratteristiche offensive, ma che può essere dirottato anche sull'esterno, tanto che infatti con la Paganese è entrato e ha giocato a destra, in un 3-5-2 ha giocato come quinto di destra, quindi vedremo se comunque D'Agostino penserà di schierarlo da quella parte. Giocatore comunque che nell'ultimo tempo ha raccolto diverse presenze a Lucca, alla Caralese, profilo comunque molto giovane, è un under di prospettiva che viene a farsi quasi 6 mesi a Vibo Valentia con l'obiettivo ovviamente di centrare la salvezza in un modo o nell'altro, anche perché in questo momento siamo ultimissimi. L'obiettivo è quello di almeno arrivare e centrare i playoff. Panati, speriamo possa dare una mano in tal senso. La cessione, però, come vi dicevo, è quella di Tumbarello nello scambio con Panati. Tumbarello quindi va in quel di Lucca e devo dire che un po' mi dispiace. Interessante però questa sua esperienza nel girone B, è una squadra comunque di livello, una squadra che sta facendo un campionato tutto sommato positivo, e sicuramente Umbrello a Lucca potrà trovare spazio, e quindi vediamo se riuscirà a dare una mano a Lucchese.
È certamente però per noi una parete importante perché è un centrocampista classe 96 che tra le altre cose firma un biennale, quindi fino al 2023 con la Lucchese e rimarrà così anche per la prossima stagione, molto probabilmente, poi non si hanno mai certezze nel mondo del calcio, però molto probabilmente rimarrà anche la prossima stagione, almeno per contratto, a contratto, ed è un centrocampista che a me piace, è sempre piaciuto a me Tumbarella, infatti un po' mi dispiace di questa cessione, ma alla fine si accetta tranquillamente, tanto gli rinforzi del centrocampo sono arrivati e siamo comunque messi bene così, però mi dispiace perché quest'anno D'Agostino evidentemente non l'ho mai visto perché ha giocato raramente, ha giocato col contagocce e quando ha giocato molto spesso partiva dalla panchina. Un giocatore con qualità importanti, a me è sempre piaciuto, in entrambe le fasi poi perché non è neanche malissimo in fase di non possesso, in fase difensiva, cioè in fase di non possesso come dicevo, e anche in fase di interdizione, diciamo così. Però è un centrocampista che ha qualità importanti, che molto spesso accompagna l'azione, che è stato fondamentale gli anni scorsi per le diverse salvezze della Vibonese. Quest'anno però, ripeto, evidentemente non era neanche lui più convinto del progetto, con D'Agostino non ci sono stati questi rapporti idilliaci e quindi alla fine si è arrivati all'addio con Tumbarello che si accasa da Lucchese. Ripeto, mi dispiace perché a me è sempre piaciuto come giocatore, buone qualità, un calciatore che poteva starci tranquillamente in questa squadra, però se evidentemente in accordo col mister si è voluto cederlo, va bene così. L'importante è che poi si faccia il bene della società, il bene della squadra, prima dei calciatori che per quanto possano piacermi, però se si opta per cederli va bene così, non c'è nessun tipo di problema. A questo punto io però mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!